egittologia, antropologia, fisica. Sono solo alcune delle tematiche che i nostri ospiti, esperti studiosi conosciuti e riconosciuti in Italia e all'estero, andranno ad affrontare in ambito culturale, sociale, politico. Ecco a voi Pianeta Terra, un progetto realizzato dal Circolo Culturale Passepartout, i Club dei Viaggiatori, associazione di promozione sociale di Rivarolo Canavese. Laureato in economia e commercio con tesi sui rapporti fra banche ed industria, Giorgio Alberti si è dedicato all'analisi territoriale ed all'esame della congiuntura e dei settori economici emergenti nell'ambito dell'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino. In seguito si è occupato specificatamente dei problemi e delle prospettive di crescita della piccola industria, divenendo infine responsabile dell'area comunicazione e ufficio stampa dell'Associazione Imprenditoriale Torinese, nella cui veste ha organizzato eventi, scritto discorsi e tenuto rapporti con i media. Buongiorno, oggi parliamo di comunicazione. Un argomento che ha assunto un'importanza molto grande nella nostra società, un peso direi eccessivo e che testimonia l'allontanamento da un altro sistema di valori, quindi che so io, l'importanza che si attribuiva al lavoro, ai diritti, alla scienza, all'educazione, alla scuola, alla ricerca. Mi pare di poter dire che il peso, a mio giudizio, eccessivo che la comunicazione ha assunto nella nostra società sia un chiaro indicatore del vuoto e un po' del decadimento sociale che stiamo vivendo. Mi scuso per questo incipit polemico, ma è esattamente ciò che penso. Veniamo a dire con un po' di precisione che cosa si intende per comunicazione. Per farlo utilizziamo Wikipedia, una fonte di informazione assolutamente autorevole. Wikipedia dice che la comunicazione c'è quando si trasferisce una informazione attraverso un messaggio utilizzando un codice condiviso. Alle mie spalle compaiono delle slide che io stesso utilizzo e quindi le svolgeremo insieme con qualche estensione e approfondimento, ma credo che possa essere una utile traccia per chi segue questo incontro. Quindi un'informazione, un messaggio, un codice condiviso. Certo, questa affermazione, per essere vera, è anche necessariamente molto ampia. Noi, per venire al tema odierno, cioè quello di una comunicazione istituzionale e d'impresa, dobbiamo introdurre qualche elemento, un discrimine. E io credo che l'elemento discriminante sia questo, cioè la simmetria delle competenze, nel senso che chi elabora i messaggi e li veicola è un professionista del settore, chi invece riceve il messaggio è un utente generico non in possesso di tutti quelli di quelle attenzioni che consentono di detectare e valutare al meglio il significato effettivo della comunicazione. C'è da dire ancora però che la comunicazione fra il professionista, sia esso di un'istituzione o un'azienda, e l'utente finale è comunque intermediato da altri professionisti, quelli che operano all'interno dei media, quindi giornali, televisioni, social, eccetera, eccetera. Poiché la comunicazione è tanto estesa e ad essa si attribuisce grande, ripeto, forse eccessiva importanza, c'è da chiedersi perché si comunichi.
Sostanzialmente, le ragioni sono queste. Le istituzioni comunicano per accrescere la loro reputation, mentre le aziende comunicano per rafforzare il loro brand. C'è un punto però che merita un approfondimento, una riflessione che andrebbe condotta, come si diceva un tempo, a monte. Cioè, c'è davvero una news, c'è davvero una notizia? E quindi che cos'è una notizia? Una notizia è qualche cosa di nuovo e di rilevante per la comunità. Quindi nuovo e rilevante. Se vi capiterà nella vita di fare il mestiere del comunicatore, vi accorgerete che sarà la vostra linea di difesa nei confronti della moltitudine di colleghi, di altri soggetti che vi chiederanno di comunicare cose che non sono né nuove e men che meno interessanti, ma dal loro punto di vista hanno invece caratteristiche rilevanti perché devono soddisfare altre esigenze. E quindi, come dire, questo sarà l'elemento attraverso il quale selezionare ciò che andrete a comunicare, perché il resto sarà destinato a non essere accolto dai media, che sono giustamente selettivi. E anche diminuirà la vostra credibilità verso i vostri interlocutori, perché passerete per uno che veicola robaccia, roba scadente, di scarso peso. Ma torniamo un attimo indietro e ricordiamo che le istituzioni, quindi che so io, la politica, le camere di commercio, le associazioni, i sindacati, eccetera, comunicano per accrescere la loro reputazione, mentre invece le aziende lo fanno essenzialmente per scopi commerciali, per rafforzare il loro brand aziendale. Tenete conto che quando si dice rafforzare il brand, anche qui è un campo molto ampio, dentro ci sta davvero molte situazioni diverse. Ci può essere il lancio di un nuovo prodotto, come l'acquisizione da parte di un gruppo o l'apertura di una filiale sul mercato estero. L'azienda cercherà sempre, perché ha degli interlocutori, per primi quelli bancari, nei confronti dei quali cercherà di proporsi come in modo positivo, in modo, come dire, come un soggetto in sviluppo, in crescita. Però appunto le situazioni sono estremamente varie, possono, come dico, passare dal lancio del prodotto all'acquisizione, ma anche a una crisi aziendale, a un'avvertenza particolarmente dura, alla chiusura di un impianto, quindi anche situazioni non positive che sarà bene saper gestire in modo, come dire, smarcandosi, ecco, dai punti più aspri. Naturalmente lo stile di comunicazione cambia a seconda che, di cosa vogliamo dire, di cosa vogliamo raccontare e di chi siamo. Le istituzioni sostanzialmente seguono uno stile più sobrio, più pacato, più argomentato e quindi puntano ad essere, come dire, un interlocutore credibile. Le aziende invece sposano uno stile più brillante, più aggressivo, più animato, più simile a un messaggio pubblicitario. Come dicevo, le istituzioni puntano alla credibilità, l'azienda punta a un'immagine aziendale positiva, effervescente, brillante, in crescita, un'azienda dinamica, eccetera. Non voglio farvela tanto lunga su questa parte che per essere approfondita richiederebbe l'analisi di casi specifici, ma vorrei piuttosto portare la vostra attenzione sugli strumenti della comunicazione, immaginando che se qualcuno di voi
dovrà fare qualche cosa in materia, ciò che gli sarà utile è sapere di quali strumenti dotarsi e come utilizzarli. Fondamentalmente gli strumenti di comunicazione, sia aziendale sia istituzionale, sono il comunicato stampa, la dichiarazione, l'invito stampa, la conferenza stampa, la mailing list e la rassegna stampa. Analizziamoli uno per volta. Il comunicato stampa è forse lo strumento principe. Allora, naturalmente nel comunicato stampa ci deve essere il logo dell'ente che lo invia, deve avere un titolo, possibilmente chiaro, sostanziale, che c'entra il tema, senza fare giochi di parole, sofisticazioni eccessive, ma deve, nei limiti possibili, anche essere accattivante, un po' brillante. Le tre righe sotto, quelle del sommario, in genere in corsivo, devono essere una super sintesi di quello che si va a veicolare con il documento. Documento che nell'insieme non deve superare la pagina e mezza, le due pagine, non di più. E che in sostanza è l'articolo come voi vorreste vederlo scritto il giorno successivo sui giornali. Naturalmente questo testo deve contenere dei dati specifici. Faccio un esempio: se parlo di un'azienda che ha conseguito un risultato positivo nell'esportazione dei giocattoli, dovrò poter inserire i dati relativi all'export di giocattoli di quella determinata area. Non l'export totale, non l'export di 2 anni fa, no. Il dato più aggiornato e più specifico possibile, perché quello è ciò che aiuta a rendere, come dire, cogente, sostanziale il significato di quella performance aziendale. Quindi nei confronti dei colleghi dovrete poter esigere questo genere di informativa e non quella generica che è più facilmente e comodamente reperibile. Il testo deve contenere le cosiddette 5 W, cioè il what, who, when, where, why, ossia chi, che cosa, quando, dove e soprattutto il perché. Sono gli elementi cardine di ogni comunicazione e quindi nel comunicato devono essere in qualche modo rispettate. Inoltre, il comunicato deve prevedere una dichiarazione, del presidente o dell'amministratore delegato, comunque dei vertici dell'organizzazione che, lo emette. Se l'iniziativa è comune, si svolge in comune, in collaborazione con altri, le dichiarazioni saranno due o tre, quanti sono coloro i quali che partecipano. Il comunicato va mandato e naturalmente a seguito di esso va fatto un recall presso i giornalisti per sapere se l'hanno ricevuto, se è chiaro, se hanno bisogno di altre informazioni, se vogliono approfondire, se vogliono fare una battuta col presidente, eccetera, eccetera. Questo lavoro ex post è sempre essenziale perché questo lavoro significa dialogare, alimentare il dialogo con i giornalisti, quindi renderlo consueto e questo è il mestiere fondamentalmente. L'utilità di questa pratica è essenziale. L'altro strumento che è leggermente dissimile dal comunicato è la dichiarazione stampa. La dichiarazione è in realtà avviene normalmente su richiesta da parte dei media, nel senso che c'è un evento di interesse generale
sul quale l'organizzazione che rappresentiamo viene chiamata ad esprimersi, ma insieme ad altre. Quindi, innanzitutto la ricostruzione dei fatti non siamo noi a farla, ma sono i media. E su questa ricostruzione ci viene chiesta una valutazione, un giudizio, una presa di posizione. Per cui la dichiarazione è innanzitutto una cosa che normalmente è da fare molto rapidamente. Secondo, è breve, deve essere breve, una decina, una dozzina, una quindicina di righe al massimo, ma più una decina direi. Ma deve contenere una presa di posizione, un giudizio netto. Qui il fatto che sia argomentato è in effetti secondario, perché lo spazio disponibile si sa già in partenza che è poco e quindi ciò che conta è l'efficacia della posizione, che sia espressa con chiarezza, con toni piuttosto incisivi, marcati. Vediamo l'altro strumento che diciamo è l'invito stampa ed è propedeutico alla conferenza stampa. Se noi abbiamo per le mani una notizia piuttosto importante e la disponibilità del presidente o amministratore delegato a ritagliarsi un paio d'ore per esporla lui stesso, abbiamo la possibilità, anziché di inviare il comunicato, ben sapendo che le redazioni dei giornali ne ricevono centinaia ogni giorno, abbiamo l'opportunità di organizzare una conferenza stampa, nel qual caso, la conferenza stampa, va, come dire, organizzata, avendo cura di fare per prima cosa un invito a tutti i giornalisti, che sono un normale riferimento dei media di ambito locale e nazionale che di norma ci seguono. L'invito stampa è un testo breve, diciamo di servizio, che contiene le coordinate essenziali, le 5 W, e che però non deve anticipare, diciamo troppo i contenuti, ma suscitare l'interesse per quell'appuntamento. Naturalmente qui contano molto i nomi che uno può mettere in campo. Se uno può prevedere di avere degli oratori importanti, è facile, che magari anche parlano raramente, è facile che tutti i giornalisti vengano e affollino la conferenza stampa. Se viceversa la notizia è non tanto originale, la cosa assume i caratteri un po' di routine, il personaggio che lo espone è abbastanza opaco, beh, c'è da valutare se davvero fare la conferenza stampa o meglio attenersi a un normale comunicato. In ogni caso, l'invito stampa va inviato qualche giorno in anticipo, diciamo 3-4 giorni prima della conferenza. E il giorno precedente alla conferenza va fatto il recall telefonico, appunto, chiedendo al giornalista: hai ricevuto l'invito? Vieni, non tu, chi mandi, chi viene, se si tratta delle televisioni, avete la troupe dedicata, vi fermate tutto il tempo, fate l'intervista prima, dopo, cioè sapere come muoversi. Veniamo al momento della conferenza stampa, che è un momento un po' delicato perché sostanzialmente noi diamo in pasto il nostro presidente per una mezz'oretta, oretta a tutti i media. Può darsi che non succeda niente di trascendentale e che quindi le domande vertano sul tema per il quale avete convocato la conferenza stampa e tutto fili liscio. Però è necessario sapere che fra i giornalisti che vengono ci sono anche le agenzie e le agenzie sono informate in tempo reale degli eventi e è possibile che vengano
alla conferenza stampa, per esempio, per fare qualche domanda scomoda al vostro presidente su un argomento sul quale lui non ha avuto voglia già in passato di esprimersi, oppure quel giorno lì o il giorno prima è successo qualcosa di rilevante e viene sollecitato a esprimersi prendendo posizione al riguardo. Questo è un rischio, e come tale va affrontato preparandosi con attenzione e facendo un monitoraggio fino all'ultimo dei lanci d'agenzia, per prevenire possibili a margine, si chiamano così, queste domande che sono, diciamo, collaterali al tema per il quale è stato convocato alla conferenza stampa. Però è un rischio, come dire, normale, che anche i presidenti imparano a gestire e quindi imparano ad essere diplomatici e non a non rispondere, ma a rispondere in modo generico e evasivo. Torniamo alla conferenza stampa, che è un po' il clou della comunicazione insieme al comunicato. La conferenza stampa, oltre a questi rischi collaterali, è di fatto un piccolo evento che voi organizzate. Quindi, per questo piccolo evento bisognerà pensare a una sala appropriata, al numero di posti a sedere in sala, facendo una stima della partecipazione ai giornalisti. Bisognerà organizzare il tavolo dei relatori, perché è bene che di relatori non ci sia solo il presidente, ma ce ne siano due, tre, in modo da suddividersi, preventivamente, concordandolo, i vari aspetti del tema da trattare. Bisognerà che vi siano appropriati supporti audio e video, il fotografo e un caffè di benvenuto all'inizio e un mini buffet alla fine, che al di là della convivialità servono come margini per i ritardi fisiologici con i quali arrivano un po' tutti, oppure perché le TV, soprattutto quelle private, passano, ma magari difficilmente possono trattenersi, e quindi si fanno le interviste prima o dopo, mentre invece la RAI, chiaramente, se viene alla tour dedicata, in genere si trattiene, ascolta tutta la conferenza stampa e poi con calma e bene fa l'intervista al presidente. Inoltre, questi momenti, oltre ad assolvere questo fondamentale scopo di margini, cuscinetti a monte e a valle della conferenza stampa, sono anche dei momenti di socialità con i giornalisti, non solo per chi si occupa di comunicazione, che ne ha già tanti altri, ma per lo stesso presidente, il quale può bere un bicchiere insieme al giornalista, dialogare così off records e quindi stabilire un po' di buoni rapporti diretti. Naturalmente, compito del comunicatore è preparare una traccia per l'intervento del presidente che, come dire, dovrebbe cercare di posizionare questo intervento un po' al di sopra dei temi specifici della conferenza, ossia darne una lettura un po' più di prospettiva, oppure con una lettura un po' più politica, a seconda dei casi, o un po' più internazionale, cioè comunque dare una lettura non del contingente, ma un pochino più ariosa. Questo naturalmente dipende anche dalle capacità non solo del comunicatore, ma anche del presidente. Finita la conferenza stampa, è necessario provvedere alla cartella stampa. Vi assicuro che finita la conferenza stampa in genere si è un po' provati, ma appunto non è finita. Anche in questo caso si deve preparare una cartella stampa mettendovi dentro tutti i materiali, in primo luogo il comunicato con i dati che sono stati presentati e le dichiarazioni del presidente e magari anche degli altri partecipanti.
le slide col materiale tecnico che sono state presentate, quindi dati, statistiche, grafici, le foto dell'incontro, perché non sempre le redazioni giornali possono mandare il fotografo o rivolgersi ai fotografi che intervengono, quindi è comodo mandare anche le foto dell'incontro. E poi questo invio di questa cartella stampa deve essere un po' sollecito, perché così le agenzie battono presto la notizia e quindi entra già nel menabo dei giornali da subito, e quindi è più improbabile che venga cancellato o ridimensionato. Naturalmente poi nel pomeriggio si tratta di fare un bel giro di telefonate a tutti i vostri amici giornalisti, interlocutori principali, chiedendo: ok, hai ricevuto il materiale, tutto chiaro, ti serve qualche altra cosa, vuoi una battuta specifica su qualche aspetto, ti sempre per come dire, verificare che il messaggio sia arrivato in modo appropriato, che la redazione abbia accettato l'idea di redigere un articolo al riguardo, che il taglio dell'articolo sia appropriato, che lo spazio sia adeguato, eccetera, eccetera. Quindi altro giro di telefonate con tutti per sostenere l'uscita, sostanzialmente. Veniamo alla mailing list. La mailing è un po' il lavoro oscuro dell'ufficio stampa, nel senso che costituisce lo strumento operativo. È in sostanza un archivio informatico con i numeri telefonici, cellulari, le email dei giornalisti e delle redazioni, tutti i media, giornali, televisioni, radio e quant'altro. È uno strumento prezioso e indispensabile, ma non crediamo viceversa che, non so, avere il numero di un direttore di giornale sia di per sé stesso un valore, sia importante. Il numero si trova, ciò che è importante è quell'altro lavoro, quello che vi dicevo, quello di avere consuetudine di rapporti, assiduità e soprattutto sostanza nei rapporti con questi personaggi, perché questo vi consentirà di essere riconosciuto come un interlocutore credibile e una fonte, come dire, ben informata, magari reticente, perché il giornalista sa che magari certe cose non le dite, ma immagina che voi le sappiate, ed è bene che voi le sappiate davvero, e quindi una fonte preziosa da coltivare. In questo modo c'è un dialogo alla pari, perché se invece voi le informazioni non le avete, non le sapete, vi trovate in una situazione debole di sudditanza nei confronti del giornalista, che invece le cose le sa, le può venire a sapere in ogni caso, e che quindi vi manipola, vi può maneggiare un po' a suo piacimento. Quindi è bene essere in una posizione blindata, forte, per avere un rapporto equilibrato. L'ultimo strumento è la rassegna stampa. Il giorno successivo alla conferenza stampa, in genere sul presto, uno va subito a vedere se e come si è usciti. In genere, se si è lavorato bene, se si aveva una cosa seria da dire, se il presidente è una persona riconosciuta di una certa importanza, se tutto è filato liscio, ci sono le uscite sui giornali. Per detectarle, oltre che fisicamente aprire i giornali e andare a vederle, ci si avvale di un servizio, che è il servizio di rassegna stampa. Quello che costituisce un po' il buongiorno di chi fa il comunicatore. È un servizio che normalmente si acquisisce all'esterno, si appalta, perché esistono delle società specializzate, molto specializzate, poche in Italia,
che lavorano direttamente sui font dei giornali, e questo consente loro di fornire un servizio molto tempestivo e di svolgere altresì una rassegna stampa mirata sui profili di interesse specifico della vostra organizzazione e nel giorno delle vostre uscite anche di evidenziarle. Naturalmente sarà bene che fra i destinatari della mailing voi inseriate anche l'agenzia che vi fa la rassegna stampa in modo che sia avvisata che organizzate una conferenza e che quindi il giorno successivo verosimilmente ci sono delle uscite da monitorare. Le rassegne stampa richiedono un certo lavoro di come dire, messa in sintonia tra quella che è un'attività un po' standard che propone la società e quelle che sono le vostre specifiche esigenze. È un lavoro abbastanza consistente di affinamenti successivi. Una volta raggiunto il quale, diciamo, il servizio è soddisfacente, se non addirittura buono, ottimo. Per migliorarlo costantemente, però, uno dei colleghi dell'ufficio stampa alla mattina dà un'occhiata alla rassegna insieme ai giornali, in modo da poter dire loro: guarda, ti sei perso questo, quest'altro per noi era importante, stiamo seguendo anche questo tema, questo, questo e quest'altro invece potevi anche non metterlo. Perché la rassegna sia davvero ben fatta ed efficace, è necessario che sia breve e completa e quindi ci siano tutte le cose che servono, ma niente di più. È una cosa abbastanza complessa, perché quando dice tutto quello che serve, dice vabbè, allora ci metto un po' di più. No, perché se ci metto un po' di più, i pezzi da 30 diventano 70 e 70 pezzi non li guarda più nessuno. Se invece i 30 pezzi sono quelli giusti, la gente li apprezza. La rassegna stampa ha anche un altro ruolo, ed è quello di fornire a fine anno le statistiche sul lavoro svolto, quante uscite, su che testate, in che posizioni, quante in prima pagina, quante in quelle dell'economia, eccetera, eccetera, di valorizzare economicamente questo lavoro e quindi di fornire al responsabile della comunicazione uno strumento per ridiscutere il budget dell'ufficio per l'anno successivo. Importante. Ora vi faccio solo un breve cenno su un qualche cosa che è un po' collaterale all'attività specifica di comunicazione, ma che in qualche modo vi rientra, e sono gli eventi. Eventi. Intendo dire seminari, convegni, tavole rotonde, organizzazioni di dibattiti, eccetera. Io personalmente ritengo che questi siano un buon modo per comunicare, ma che appunto sia bene fare pochi e ben fatti. Naturalmente, avrete già capito che organizzare eventi è un altro mestiere rispetto a quello del comunicatore, ma se lavorerete in un'organizzazione non grande, con ogni probabilità, il compito ricadrà su di voi. In ogni caso, c'è un aspetto per il quale sarete sentiti anche se lavorerete in un'organizzazione grande, ed è quello relativo al moderatore. Normalmente il moderatore è un giornalista e quindi verranno a chiedere a voi chi vedreste bene in quel ruolo di moderatore, sollecitatore di quel dibattito su quel certo tema. La bontà di queste iniziative, il seminario, il convegno, la tavola rotonda, è quella di consentire, come dire, un ritorno mediatico più lungo
e specializzato anche, e di trattare temi che non siano della quotidianità, ma siano temi un po' di prospettiva, quindi coinvolgendo le controparti, coinvolgendo gli alleati, coinvolgendo gli specialisti del settore, il mondo accademico, l'ospite di fama internazionale, se si fa un grande convegno. Quindi tutto ciò alimenta, come dire, un confronto, un dibattito destinato a durare nel tempo e a produrre degli effetti su vari piani. Un altro flash, quello che riguarda i media. I media, come dire, anche loro hanno, a seconda dei vari periodi storici, avuto una maggiore o minore preminenza. Se pensiamo alla radio, per esempio, dovremmo dire che è un po' l'informazione dei nostri nonni, ma viceversa dobbiamo altresì constatare che ancora, sebbene molto diversa, ancora in auge, molto ascoltata, molto apprezzata anche dai giovani e tutt'altro che, come dire, in crisi, come invece si sarebbe dovuto immaginare. I giornali, soprattutto quelli più autorevoli, quelli specializzati, quelli che fanno tendenza, che fanno opinione, sono stati, diciamo, il media per eccellenza, grosso modo, fino agli anni 90. Da lì in poi è iniziato il loro calo, in primo luogo per il ruolo delle televisioni che, dando le notizie in diretta più volte al giorno, fanno sì che il giornale esca il giorno successivo con una notizia che è già vecchia e quindi meno interessante, relegandolo quindi implicitamente ad un ruolo di approfondimento, cosa però che restringe enormemente il campo degli utenti potenziali. Sui giornali si scommette quale sarà la data dell'ultima copia cartacea. Non c'è dubbio che oggi vivano una profonda crisi, una profonda ristrutturazione, un profondo cambiamento e cerchino in qualche modo di diventare, oltre che cartacei, dei supporti digitali, delle piattaforme, sulle quali acquisire notizie in tante modalità differenti, soprattutto quelle più moderne, più attuali. Dagli anni 90 la TV ha avuto una grande escalation, ha fatto opinione, ha fatto cultura, io direi incultura di massa, e ha, direi, ridimensionato il ruolo dei giornali, degli altri soggetti, e anche, come dire, il mercato televisivo si è polarizzato, nel senso che un tempo esistevano le TV private, come esistevano le radio libere, ma il mercato le ha, se non del tutto cancellato, ne ha cancellate moltissime. Quindi il mercato si è polarizzato e per direi 15-20 anni ha egemonizzato la informazione. Ma grosso modo dal 2000, gli albori, e poi via via con un'escalation sempre più rapida, sono emersi i social. Con i social direi cambia tutto, assolutamente tutto. L'affermazione iniziale che dicevo, nella comunicazione d'azienda e istituzionale, c'è la figura del comunicatore professionista che rende asimmetrica il rapporto tra chi eroga la comunicazione e chi la riceve. Con i social no, con i social cambia tutto, tutti sono allo stesso livello e l'efficacia dei social è straordinaria, straordinariamente potente, straordinariamente pervasiva, straordinariamente rapida.
La diffusione è virale e in tempo reale. L'informazione da scritta diventa visuale e fino a qui abbiamo, come dire, alcuni dei caratteri di efficacia, di potenza, di rapidità dello strumento. Non è tutto oro quel che luce, nel senso che gli algoritmi che governano questi social spingono verso un linguaggio semplice, ripetitivo e affermativo, quindi favoriscono dei giudizi netti, bello, brutto, buono, cattivo, e giudizi non argomentati, e lasciano spazio anche alla falsa informazione, alle fake news. Oggi si tratta di contemperare la libertà di espressione, assolutamente fuori discussione, di ognuno, e al tempo stesso però anche di tutelare la veridicità delle informazioni. Ecco, la regolamentazione fra queste due differenti esigenze non devono essere le big del web a farla, perché altrimenti entreremo davvero in un cortocircuito democratico e non credo davvero che oggi possiamo permetterci un passo di questo genere. Grazie.